quando il fatale andare del tempo ci avrà allontanato da quest'età? Tardi possibile! Vai! Vai! Gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto. In pace e in guerra. Eccolo il duce 7 anni prima della morte a Pomezia, città che fonda dopo Litoria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia. Pomezia è la quinta città dell'agro pontino, le cui distese dei campi dissodati egli rese fecondi. Sempre più eloquenti di discorsi, e ricordate che il ferro, quello delle spade e quello degli aratri, vale e varrà sempre più delle parole. Aveva 61 anni il duce quando venne barbaramente ucciso e lasciò un indelebile segno rivoluzionario nella storia dell'umanità. Quella vera, quella ancora tutta da scrivere, non quella truccata, manipolata dai vincitori, non quella occultata che non va rivelata, altrimenti il presidente Mattarella come farebbe a sostenere, come più volte ha sostenuto, che il duce e il fascismo sono stati il male assoluto. Non è da meno Mario Draghi. È una mala pianta che genera consenso per chi calpesta libertà e diritti. I presidenti resistenti e resilienti piuttosto prendano l'esempio dall'ex presidente della Camera, Luciano Violante. Se l'Italia di oggi, se noi cioè, non dobbiamo cominciare a riflettere sui vinti di ieri, non perché avessero ragione o perché bisogna sposare per convenienze non ben decifrabili una sorta di inaccettabile parificazione tra le parti, ma bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi, e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schieravano dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà. That's a famous Mussolini quote, you retweeted it. Do you like the quote? Did you know it was sure. Mussolini? It's okay to know it's Mussolini. Look, Mussolini was Mussolini. It's okay to know. It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know it. I saw it. Per me è stato un grande uomo. un grandissimo uomo. Soprattutto un giornalista imbattibile, insuperabile. Un oratore quale, io credo, dai tempi di Cicerone. No, Cicerone non era di stile mussoliniano. Ma dai, non so, Demostene. Da allora credo che l'Italia non abbia avuto assolutamente. Mi era incresciuto molto quando l'hanno ammazzato, perché nella morte c'è una gloria, c'è qualche cosa, nel martirio c'è qualche cosa. Ci piace infine salutarlo così, gioioso come la sua terra di Romagna. Eccolo a Bari nel 1934, inaugura lo Stadio della Vittoria. Il duce è raggiante come non mai e canta con il suo popolo l'inno dei giovani fascisti. Baglioni.